si può vedere, mi sono fatta un'ora e mezza di palestra e in più mi sono fatta mezz'ora di tappetino. Comunque, da come avete potuto vedere stamattina, infatti si vede come sto, ho fame perché abbiamo bruciato veramente tutto. Ieri, prima di fare la challenge, ho fatto 50 minuti di tappetino, oggi sono mezz'ora perché veramente non ce la facevo più. Quindi adesso andiamo a casa a mangiare e anche oggi sarò sulle 1500-2000 calorie. Ho aperto la porta perché così se viene qualcuno vedo e mi fermo a tempo. Quindi anche oggi sarò sulle 1500 calorie, sto da stamattina con 900 calorie, ma neanche, ma adesso non mi sfugge il numero preciso. Stamattina ho fatto colazione dopo 15 ore di digiuno, quindi potete capire, però non avevo tantissima fame, ma lo stesso ho mangiato, perché andare proprio in un digiuno intermittente, comunque da come avete visto la challenge, era comunque 3000 calorie. Non mi sentivo proprio male, 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 ma la sera sono stata male perché mischiando patatine piccanti, cioccolato, un miscuglio, poi bevanda gassata all'interno, è una cosa a mangiare tipo la stessa cosa, tipo sto mangiando salato, ok, ma è una cosa comunque mangiare dolce e salato insieme, quindi è nulla, quindi solo per quello mi è disgustato un po', però non fa niente, io mi sono divertita lo stesso, spero che anche voi vi siete divertiti insieme a me, cioè non mi si può guardare, e nulla, cioè si vede la sudaggine, infatti mi devo andare a buttare in doccia con la lavatrice e quindi dopo 15 ore di digiuno ho fatto il primo pasto e poi dopo alle 7, 8, 9, 10, 11, mezzogiorno, dopo 5 ore ho mangiato il pancake e adesso sono le 4. Sono le 4, quindi sto da mezz'ora in 2, 3, 4 ore di digiuna. Adesso vado a casa, mentre non preparo tutto, passerà un po' di tempo. È nulla, quindi questo è la suite. Ho solo un pochino di gonfiore qui, però cioè, per il resto tutto a posto. Qui le braccette crescono e se piace così, è nulla, quindi adesso mi cambio. Vado a casa e ci vediamo a casa, ma volevo veramente specificare questa cosa, quindi nulla. Bacioni. Sono andata anche a fare la spesa, sempre all'Eurospin, quindi adesso vi faccio vedere tutto quello che ho acquistato. Allora, molto veloce, ho acquistato. Sono andata con mamma perché mi è venuta a prendere in palestra e ha preso questa sfoglia tonda a tre mulini. Poi ha preso queste fresche fette salame Milano, come vuoi. Io ho preso questi qui, ne avevo davvero tantissima voglia, sono i nuggets di soia, non li mangiavo da davvero un botto di tempo e quindi li ho ripresi, come vuoi. Sì, ho l'affanno. Ho preso albume, una, due confezioni di albume. Poi ho preso questo affettato di petto di pollo, sempre fresche fette, poi per voi mozzarella light, eccola qui, e poi vabbè, e mamma ha preso questo provolone dolce, quindi adesso poso tutto e inizio a cucinare che ho fame. Eccoci qui con il nostro adoratissimo pranzo barra post workout. Allora, ho fatto 260 grammi di petto di pollo. Quello che vedete qui è l'olio che ho utilizzato, 2 ml di olio, poi 100 grammi di zucca. Sì, questa zucca è un po' particolare. E poi 120 grammi di riso. Eccoli qui. Quindi adesso io vado a pappare perché ho davvero tanta 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 fame. Sto qui seduta, sì, in una postazione un po' strana, comunque sto editando il video, ma non vi spoilerò niente, sì, in una posizione un po' strana perché sto seduta a terra, ma mi trovo così e in più questa è la terza bottiglia d'acqua da 2 litri, come vi ho fatto vedere stamattina, 2 bottiglie, questa è la terza, quindi appena finirò questo sono 6 litri.